Creare la nostra. Questa volta creiamo una nuova applicazione. Non sarà realmente un'applicazione, ma sarà un'applicazione di studio. Quindi andiamo a vedere subito. Eh, creiamo subito una nuova applicazione NG New. Questa volta la chiameremo Angular RXJS. Ok, quindi attendiamo. Qualche secondo, questa volta andremo con CSS anche perché non andremo a creare molta interfaccia grafica, sempre no, andiamo nel nostro fido code, ed ecco qui, abbiamo creato la nostra applicazione. Ok, perfetto. Allora, uno degli esempi, dei primi esempi che si fanno che si fa per per eh, introdurre un attimino RxJS è quello di vedere la cattura del click del documento ok? quindi noi creiamo il costruttore okay. e nel costruttore facciamo document.addEventListener dell'evento click chiudiamo qui, perfetto e ci mettiamo la nostra callback Ricordate prima avevo detto che RxJS è basato proprio sulla programmazione asincrona e sui callback. Però in questo momento facciamo il modo classico, ad esempio per catturare il click dell'intero documento della nostra pagina HTML e andiamo a scrivere console.log clicked. ok? Perfetto. Se lo rilanciamo, ogni volta che clicco sul documento, vedete, c'è la scritta clicked. Fino a qui un esempio molto semplice. Vediamo la stessa cosa fatta con RXJS. Quindi, commentiamo questo. Se salvo, ovviamente il click non è più catturato e iniziamo, ad esempio, a convertire la event listener con from event del mio documento se andate a vedere la film del from event dice che il primo argomento è il target document il secondo argomento è l'evento che vogliamo andare a catturare quindi clic clic ok e se io faccio così non succede nulla no, non cambia nulla quello che devo fare è sottoscrivere producer quindi subscribe in questo momento non ci facciamo passare niente e ricopriamo log clicked se adesso salviamo abbiamo ottenuto lo stesso risultato però abbiamo iniziato a vedere la prima <ride> il primo eh, producer eh, di angola e di rxjs ok come vedete dall'evento click indicato qui di document sottoscriviamo quello che arriva da from event e ogni volta che l'utente clicca sul documento appare la scritta clicked. Quindi eh, facciamo un altro esempio. Commentiamo un altro questa parte di codice. Un altro esempio che è classico è ad esempio l'interfile. Prima nel play in JavaScript, comunque sia in JavaScript normale, si fa un set interval, no? E qui si fa console log di event, eh, intervallo, scriviamo intervallo, intervallo a ogni secondo. Okay. quindi adesso parte e set interval, 2, 3, 4. Se volessi mettere, ad esempio, quanti secondi sono passati... Dovrei crearmi qui una variabile cnt uguale a 0. Qui dovrei andarla a incrementare. E qui stamparmi il valore della variabile cnt. A questo punto avremo i secondi che passano. 1, 2, 3, 4. Questo è come si fa in JavaScript. Usando rx.js, commentiamo questo. Mettiamo interval. Ogni quanto? Ogni secondo, perché il, il producer interval, l'observable interval ok? Il primo parametro è il periodo, ogni secondo, punto subscribe. A questo punto, questo observable dà un risultato. Se vedete, dice che ritorna un observable di number. Cosa significa observable di number? Significa che questo ritorna qualcosa di tipo numero numerico, andiamo a vedere che cos'è qui ci facciamo passare il valore e console.log ok sono passati anzi facciamo così sono passati passati quali secondi salviamo ed ecco qui abbiamo lo stesso risultato. Però la prima cosa che dobbiamo andare a notare è che prima abbiamo dovuto creare una variabile esterna a set interval, incrementarla e scrivere console.log, in questo caso no. La differenza tra le due? Questa è una funzione impura e questa è una funzione pura. Qual è la differenza tra funzione pura e impura? La funzione pura è quando non deve riferirsi a variabili esterne alla funzione stessa mentre la funzione impura si basa su delle variabili che sono dichiarate esternamente alla funzione cosa significa questo a livello di programmazione che cosa vuol dire avere delle, va delle variabili eh, dichiarate solamente all'interno della nostra funzione permette un codice più pulito più manutenibile meno incline ad errori abbiamo già introdotto diversi concetti abbiamo introdotto il concetto di observable abbiamo introdotto il concetto di observer. allora l'observable è il produttore di valori l'observer è il consumatore di valori che cosa? allora andiamo a vedere il codice e andiamo a eh, differenziare eh, i vari attori observable infatti se andiamo qui Vedete? Due punti Observable di Number. Il consumatore, eccolo qui, subscribe, ok. E poi ci sono gli operators. Gli operators permettono di creare delle trasformazioni, dei filtri, eh, delle logiche su quello che arriva dal produttore prima che arrivi al consumatore. Come possiamo immaginare l'XGS? Mm, possiamo immaginarlo come un rubinetto, vediamo se funziona questo, questo modo di interpretarlo, è come se avessimo un rubinetto che perde una goccia, ok? Quindi a ogni goccia viene messo un valore, se non c'è nessun operatore cade nel lavandino e questo è il consumatore, il lavandino è il consumatore. Se mettessimo un tubo, ad esempio, che ne so, per filtrare l'acqua o per raggrupparla, questi sono gli operatori. Facciamo un esempio di operatore, proprio eh, su questo interval. E diciamo, facciamo una pipe, con il pipe si definiscono tutti gli operatori, gli operatori verranno eseguiti in sequenza, quindi se io metto un operatore prima dell'altro viene eseguito il primo e poi i successivi. Quindi ad esempio facciamo eh, un map, vedremo questo primo operatore dove abbiamo il valore e a questo punto gli diciamo di fare, anzi lo convertiamo proprio, guardate, diciamo che vogliamo, ecco qui, questo è val, questo è RESULT, CONSOLE LOG, RESULT. Quindi abbiamo un emettitore ogni secondo, qui facciamo una trasformazione, dato questo che è un numero lo convertiamo in stringa e scriviamo sono passati dollaro val secondi e qui lo stampiamo nel CONSOLE LOG. Salviamo, andiamo a vedere il risultato e vedete abbiamo il risultato di prima solo che abbiamo messo un operatore prima che arrivi al consumatore. Abbiamo messo una trasformazione, sono passati n secondi e qui abbiamo il risultato. Ovviamente gli observable possono anche essere creati. Andiamo a vedere come si può creare un observable. Commentiamo il codice, fermiamo qui eh, l'esecuzione del codice e andiamo a crearne uno nuovo. Facciamo custom lo crea creiamo sempre lo stesso, creiamo l'interval. Custom interval observable uguale new observable Di che cosa? Siccome interval no, emetteva un numero nuovo ogni secondo, faceva un contatore di incremento ad ogni secondo, noi ovviamente il tipo di questo observable sarà un number. Quindi number restringiamo un attimo, se no non si capisce. E qui dentro dobbiamo definire la funzione quindi observer e la graffa. Ora, cosa dobbiamo definire? Qui dobbiamo de definiamo la logica del nostro observable. Quindi nel caso di Intervallo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo definire una variabile che tenga per noi a quale secondo siamo arrivato, quindi let count uguale a 0 facciamo set interval, perché ovviamente qui definiamo la nostra funzione. Cosa facciamo qui? Qui prima Stampavamo console log, facevamo il count più più e poi eh, stampavamo no, eh, il valore. Ovviamente nell'observable eh, non vogliamo far questo, vogliamo che sia il consumer a ricevere eh, il risultato e poi a stamparlo in log, oppure con i vari operatori. Okay? Quindi qui diciamo observer.next count. Che cos'è? Cosa abbiamo detto qui? Observer.next, diciamo, a chi? Al consumatore, anzi, diciamo che il produttore emette un nuovo valore di tipo intero, un tipo number, scusate. Emette un nuovo valore con observer.next e eh, emette un nuovo valore. Poi se c'è qualcuno che sta ascoltando, questo lo riceverà. Ok, quindi observer.next e quindi count più, più quindi andiamo a incrementare il valore della variabile ogni quanto facciamo questo set interval 1000 a questo punto come abbiamo visto precedentemente andiamo a fare il subscribe quindi custom interval server val a dire il vero qui avevamo l'operatore di trasformazione però in questo momento poco ci importa console.log valore anzi intervallo di fal secondi andiamo a vedere cosa succede ed ecco come vedete cosa succede che a questo count Abbiamo questo parametro observer che ci viene definito da questa classe e mettiamo un nuovo valore, qui lo sottoscrivo e stampo console intervallo di 10, 12, 13, 14 e eh, via dicendo. Ovviamente l'observable e l'observer in questo caso non solo emette nuovi valori ma può anche chiudere lo stream ok Questo è un altro concetto lo stream perché, come vi dicevo prima, il rubinetto, la goccia è uno stream, è un flusso no? continuano a venire messi fin tanto che questo continua a funzionare, continua ad essere messi nuovi valori. Vedete, non si ferma mai, continua. Supponiamo che voglio fermarlo quando eh, il count è maggiore di 10. Anzi, ah, facciamo maggiore di 5. ok Se count è maggiore di 5. Vogliamo chiudere lo stream perché altrimenti sarebbe sempre nascosto facciamo observer.complete quindi quando scriviamo observer.complete chiude lo stream ok andiamo a vedere se è vero 1 2 3 4 5 e chiude visto okay. quindi ha chiuso lo stream certo ma mi piacerebbe vedere che lo stream fosse chiuso. Quindi, in effetti, questa è una sintassi, diciamo, che normalmente viene usata, ma la sintassi completa è la seguente del subscribe. Apriamo una graffa, al valore next definiamo il valore, e qui riscriviamo quello che avevamo scritto prima, ok? Intervallo di val secondi Qui abbiamo un altro parametro che è il complete. Non ha nessun parametro in ingresso. Se io scrivo console.log stream chiuso Guardate. Adesso ritornerà fino a 6 e stream chiuso questo subscribe si è deiscritto, non è più in ascolto di niente perché lo stream si è chiuso, quindi ha deallocato la memoria, non è più in ascolto e via dicendo. Supponendo, no, qui adesso stiamo facendo un esempio con un set interval, no, ma facciamo finta che qui ci sia una chiamata http, qualcosa del genere, no? E sappiamo bene che può andare in errore, quindi diciamo che if count Maggiore di 3 diciamo che c'è un, un, un errore. Observer punto error. Ora qui mi dice che r è di tipo any. Allora, observer error, e qui facciamo new error: errore quindi viene emesso un error. A questo punto qui abbiamo un terzo parametro. Error. Qui abbiamo un parametro che è l'errore. E a questo punto scriveremo console.error per. Andiamo a vedere che succede. Eccolo qua. È arrivato l'errore. Da notare che quando arriva l'errore non viene eseguito il complete. Se volete, possiamo fare questa cosa: andiamo a creare una variabile di tipo signal, no? Secondi uguale a signal di stringa. Così passiamo direttamente alla stringa. Qui Mettiamo apice apice così è vuoto. Andiamo nell'app component. Qui prendiamo un paragrafo. E qui andiamo a... Come l'ha chiamato? Vabbè facciamo testi dai. Testi. Qui mettiamo questa variabile. Ok. Qui abbiamo testi. E qui nel subscribe ad esempio. Scriviamo this.testi punto set val qual era un numero ok val ok andiamo a vedere eccolo qua adesso qui ce l'abbiamo stampata quando va in errore lo stream si chiude infatti vedi qui if count maggiore di 3 c'ha l'observe guardate facciamo anche un'altra cosa mettiamo un altro console log Okay. qui ci scriviamo set interval interno okay. ci mettiamo anche la variabile count e guardate qui c'è set interval interno e viene messo va in errore però vedete il set interval continua a rimanere aperto quindi significa che lui cerca continuamente di mandare nuovi eventi ma siccome lo stream è andato in errore si è chiuso il consumer non lo riceve ok quindi si è chiuso, non è più attivo. Ovviamente, in questo custom interval observable possiamo mettere degli operatori. Quindi apriamo la pipe, e uno degli operatori classici è il filter. Cosa fa il filter? Dice fin tanto vediamo se tanto riesco. Vabbè. Qui abbiamo il valore, il valore in questo caso. È quello che arriva dal custom interval observable, che è un intero, perché è definito qui, quindi v è un intero. Quindi filtra fin tanto che, togliamo via questi due if che altrimenti ci impediscono di fare il filter, ad esempio, fin tanto che la condizione è, è falsa, non farà passare a subscribe i valori. Quindi, ad esempio, se io faccio v maggiore di 3 e andiamo e salviamo, vedrete... Questo è il set intervallo interno. Non confondetevi, eccolo qua: intervallo di 4-5. Vedete, fin tanto che la V non era maggiore di 3, ha filtrato. Togliamo via questo console log, che magari vi può creare confusione. Okay? Vedete: non emette, non scrive console log intervallo di 3 secondi, fin tanto che non ha passato questo filter. Ovviamente nella pipe posso creare più operatori, esempio. Seconda pipe che posso fare è fare un map, come abbiamo fatto precedentemente, quindi secondi lo converto, qui ho una parentesi tonda in più, lo converto in una stringa. O faccio altre operazioni di trasformazione e continua a funzionare come prima. Posso creare, come abbiamo fatto precedentemente, la stringa, quindi posso metterci un altro map. In questo caso abbiamo la stringa e possiamo dire di ritornarmi la scritta vera e propria. Qui è str, qui mettiamo result, result e result. Come vedete sono piccole funzioni di tipo puro. Abbiamo la logica spezzata. Fa un filtro, fa il map, fa il map. Vogliamo prendere soltanto i primi tre, lavori, i tre valori che ci arrivano? Mettiamo l'operatore take. Quindi significa filtra, eh, intanto importiamolo filtra quando v è maggiore di 3, una volta che ha finito di filtrare, prendi ne 3 e poi chiudi lo stream. Guardiamo. 4, 5, 6, stream chiuso. Quindi ad esempio se io mettessi il primo, first, questo è un altro operatore, importiamolo, salvo, Aspetta 3 secondi e poi prende un unico valore, stream chiuso. Quindi, ad esempio, per chiudere gli stream, questo è un buon modo. Facciamo un altro esempio: stream chiuso e non avrei ricevuto nessun valore. Vedete come anche l'ordine degli operatori. È importante quando definiamo la pipe no quindi il flusso dal produttore al consumatore andiamo a fare qualcosa di un po più più carino ok cosa cosa andiamo a fare intanto andiamo a definire un bottone un bottone che chiacchieremo clicchi <ride> cliccami andiamo a definire un semplice bottone e cosa vogliamo fare vogliamo eh, a questo a questo bottone vogliamo agganciarci ad esempio vogliamo appunto fare come prima abbiamo fatto il document no, con il click e vogliamo agganciarci al bottone quando viene premuto quindi andiamo nel nostro codice a questo punto definiamo magari un ID quindi id uguale btn facciamo tanto btn e a questo punto commentiamo tutto quanto il codice così via via rifacciamo col nostro from event come abbiamo fatto prima eh? from event ok ora qui ci serve il target document.getElementByd ovviamente non è questo il modo corretto di farlo, ve lo faccio vedere perché voglio farvi capire. Poi lo faremo magari anche in modo corretto: come andare a prendere l'elemento, no? questo from event gli serve l'elemento dell'HTML, dell del dom dell'HTML. Quindi qui prenderemo il BTN, andremo a prendere l'evento click. Element by D cosa che dice? Ah, perché può essere null. Ci mettiamo il punto esclamativo perché siamo sicuri che ci sarà sempre. Punto subscribe console.log, bottone cliccato. Salviamo. Ovviamente <ride> qui eh, non funziona. Canto di property of null. Perché non può funzionare il costruttore? Perché deve ancora creare la pagina. Quindi se sposto questo nel nostro NG Oninit, andiamo adesso. Appena lo clicco, bottone è cliccato, e questo è questo il modo giusto di farlo in Angular. Ovvio che no, come si fa in Angular? Ovviamente. I view child, non li abbiamo ancora visti. Non abbiamo visto di determinate cose, però, sarà argomento delle prossime lezioni. Andiamo a definire invece il modo corretto. E Angular 17 ci permette, eh, tramite signal, prima si faceva col view child, adesso lo facciamo con, con signal. Non, non è il tema, comunque di questa eh, di questa lezione, quindi la chiameremo BTN Element uguale view child di che cosa di un element ref di un html element di che cosa del nostro btn è come se avessimo fatto eh, get element by d in questo momento ok non è nemmeno questo il modo più corretto di farlo, però volevo far vedere che non si usa il document getElementByD, ma ci sono i modi in angola per andare a prendere un elemento nel DOM. ok A questo punto andiamo qui nel nostro from event quindi vis.btlmm, btnelement... Questo è un element ref di html element quindi è un signa quindi devo fare le parentesi tonde punto native element qui in questo momento mi sta dicendo guarda che però non posso prendere un elemento undefined quindi che facciamo? ci creiamo una, una const chiameremo btn uguale prendiamo questo qui facciamo un type guard quindi se BTN è definito, allora posso agganciarmi col prom event. Ecco qua. E abbiamo risolto il problema. Andiamo a verificare se funziona lo stesso. Clicco. Non mi sembra che funzioni tanto. Clicco, ma non va. Non va, non va. Perché non va? Perché non va? Allora, facciamo così, giusto, se btn, btn.native element. Andiamo a vedere, ancora non va, ancora non va. Fatemi vedere dove l'ho definito, è un view child di element. Ah, giusto, <ride> scusate. E... Non è proprio così che si fa, ma è così. Questo possiamo toglierlo via. Con lo Sharp, così abbiamo fatto una local reference, lo vedremo più avanti. Okay? Riproviamo. Ecco qui, abbiamo risolto il problema. Con lo stesso meccanismo andiamo a creare anche un input di tipo type e di tipo text. Lo chiameremo txt. Ok, quindi se salviamo abbiamo il pulsante e abbiamo una textbox, ok? Allo stesso modo andiamo ad agganciare il text. Xt element uguale view child element ref di html element di che cosa? dell'elemento che abbiamo definito qui. txt Anzi, facciamo proprio corretto, txt input. e txt input. Quindi abbiamo adesso questi due elementi. E facciamo la stessa cosa del nostro bottone, facciamo un bel copia e incolla. Qui definiremo txt element di txt element. Anzi, txt input ref se definito txt input ref prendiamo il native element native element praticamente è proprio l'elemento html key up e key up andiamo a scrivere qualcosa e vedete che viene messo un key up ma il prom event, se andiamo a vedere, emette un observable e poi ci sono tanti overload. Andiamo a mettere evt, sarebbe event. Keyup ci mettiamo evt. Andiamo a vedere quello che succede ogni volta che premo un tasto. Vedete che abbiamo il keyboard event con il tasto che è stato premuto. Che vogliamo fare? Allora, abbiamo adesso il nostro textbox. Come vedete qui ho il keyboard event che viene eh, stampato a log. La prima cosa che io voglio fare è diciamo avere il valore che viene immesso da questo textbox. Andiamo sempre a prendere il nostro key keyup. Mettiamolo giù. Facciamo la nostra pipe di trasformazione. Allora, la prima cosa che io voglio è avere il valore del nostro xbox il valore non il tasto no, no, non mi serve il keyboard event però io so che ogni volta che c'è il key up il valore viene messo dove viene messo se io vado a cercare nel keyboard event e andiamo giù abbiamo il target che è il nostro input e se scorriamo ancora giù non so se riuscite a leggerlo ci sono tante proprietà e alla fine avremo il value che è il valore del testo immesso all'interno della textbox quindi una trasformazione che voglio fare ora sappiamo che questo keyup è un keyboard event quindi facciamo un map che cos'è? un evento e qui abbiamo visto che è evento.target che è quello che ci interessa a questo punto lo tipizzo per comodità quindi è un html input element perché sapevo so che arriva da questo input quindi posso tranquillamente dire che è un html input element punto valore mi prendo il valore del nostro textbox prova e come vedete man mano che io scrivo key up prova magari cambiamo da key up e scriviamo testo immesso Ok, quindi prova. Come vedete, qui per ogni volta che clicco una lettera sulla tastiera viene immesso un valore. Supponendo che parta magari una chiamata di inserimento, di modifica di un form, queste sarebbero tante chiamate inutili. E quindi andremo a vedere uno dei operatori Insieme col map, col first, il take, molto utilizzati nella creazione delle maschere. Che è il eh, The Bounce Time, the bounce time, che vuol dire? Cosa fa? Facciamo di un secondo, anzi, facciamo di due secondi. Che fa il bounce time, non trasmette l'evento nel subscribe se ci sono stati eventi nell'arco di due secondi cioè se io faccio premo un tasto ogni secondo non viene passato nel console log appena mi fermo passati due secondi quindi non ci sono più valori emessi fa passare l'ultimo valore immesso andiamo a vedere molto più semplice se io continuo a scrivere qui nella text box non vedo niente però appena io mollo e non scrivo più niente passati due secondi quello che c'era scritto qui nella text box viene passato nel console lock. E quindi se io continuo no, a scrivere, non viene messo niente e poi passa. Come vedete, non viene più emesso un valore ad ogni key app, ma viene già prefiltrato. Sempre supponendo che una volta che io scrivo in questo text box, no, e venga eseguito ad esempio una, una get su un servizio web magari che mi dà che ne so eh, non so tutti se io scrivessi non so star wars qui magari potrebbe darmi tutti i film della saga star wars no? se dovessi fare questa get ogni volta che io faccio key up ovviamente sarebbero tante get inutili perché in realtà bisogna aspettare che l'utente scriva star wars ovviamente se io cancello aspetto due secondi poi rimetto aspetto altri due secondi eh, vedete che qui eh, farei sempre le stesse query no e quindi un altro degli operatori eh, mettiamo qui ovviamente un secondo facciamo un distinct until changed quindi vogliamo con questo operatore si dice se il valore che, vi, che riceve questo operatore è uguale a quello che c'aveva già in canna, magari del valore precedente, non passerà. Quindi, in questo caso, guardate, se io scrivo Star Wars, viene passato. Adesso cancello, 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 vedete, non viene emesso. Rimetto Star Wars, anche se aspetto due secondi, non viene riemesso. Ma non vi fidate, vi faccio un altro vedere, un altro operatore, il TAP. Il TAP non modifica niente, è utile per andare a vedere e verificare le pipe, mi raccomando, cercate di eh, non fare della logica all'interno del tap. Non si fa. Qui abbiamo il value, qui scriviamo console.log valore, virgola value. Qui usiamo il tap proprio per verificare se effettivamente quello che vi ho detto era vero, no? Quindi salviamo, scriviamo Star Wars. Aspetto. Mi ha scritto valore, quindi il tap, vedete? Mi serve anche un po' per controllo quello che succede all'interno del pipe, no? Quindi il tap mi serve per controllare. Mi raccomando, alcune volte è necessario, ma se potete evitare di mettere logica qui all'interno del tap, meglio. Meglio usarlo soltanto per fare i console log, molto meglio. Io adesso ho scritto Star Wars Cancello la S, cancello la R, worse, riscrivo quello che c'era in prima, valore viene immesso di nuovo, ma il until changed non fa passare, quindi non rifaccio una get che sarebbe inutile. Cancelliamo via, anzi, commentiamolo che magari poi qualcuno vuole vederlo. Ovviamente qui posso fare la stessa cosa, vis.testi.set, valore. Della textbox, magari se non facciamo una string interpolation, eccolo qui: Allora, graffa e vt. In realtà, non è vt, non è più l'evento, è un result. È un result. Andiamo a vedere star course. Vedete che si è riempito anche il paragrafo che avevamo messo prima abbiamo visto come si crea un nuovo observable abbiamo visto il debounce time alcuni operatori andiamo a introdurre il subject che è un modo per ehm, emettere dei valori che viene spesso usato è un observable subject andiamo un esempio ehm, const s uguale new subject. Di che tipo? In questo caso vogliamo fare una stringa. Qui abbiamo creato un subject. Il subject è, come dice qui la documentazione, un tipo di observable che ci permette di emettere dei valori multicast a, a più observers. Che cos'è il multicast e l'unicast? Lo vediamo fra poco, perché dovremo introdurre anche gli hot e i cold observable. Però intanto iniziamo a vedere che cos'è il subject. Allora. Come vi dicevo prima, e come c'è scritto nella documentazione, Subject è un special type di Observable, okay? che ci permette di emettere dei valori multicast. Tralasciamo in questo momento il multicast. Eh, però ci interessa che possiamo emettere nuovi valori. Che significa? Facciamo subito un subscribe: S.subscribe. E qui facciamo la, la sintassi che abbiamo visto prima, quindi al valore successivo qui avremo un value. Facciamo console log, valore, virgola value. Nell'error catturiamo anche l'errore eventuale. Console.error, errore. E infine il complete. Adesso li vedremo con il subject. Vedete, non è cambiato niente, è, è nient'altro che una specie di observable. Ok, se adesso lancio andiamo a vedere quello che succede qui, facciamo complete. Non succede niente. Perché? Perché abbiamo sì creato l'observable, ma non abbiamo emesso nessun valore. Proviamo a metterne uno. Quindi s.next, qui ci scriviamo valore 1. Andiamo a vedere, eccolo, valore, valore 1. Valore è questo qui, ah, valore, facciamo il risultato, dai. <ride> risultato, mettiamoci anche i due punti, risultato, valore 1. Metto un altro next, valore 2. E come vedete, vi dicevo. Vogliamo completare lo stream? S.complete. Complete. Adesso io emetto altri valori qui, facciamo valore 3, valore 4. Cosa succede secondo voi? Salviamo. Emette valore 1, valore 2, fa il complete, chiude lo stream e i successivi Semplicemente non c'è nessuno che li ascolta perché lo stream è chiuso. Va in sequenza no? Quindi ho emesso il valore 1, ho emesso il valore 2. Fa il complete. Lo stream è chiuso. Ok? Perché ho detto che lo stream è chiuso. Poi vengono emessi il 3 e 4. Se qui facessi un altro subscribe dopo il complete in questo modo. E poi facessi di nuovo. Quindi ho fatto due sottoscrizioni. La prima dove metto valore 1, valore 2. La seconda completo lo stream. Poi sottoscrivo di nuovo e faccio valore 3, valore 4. Secondo voi che succede? Salviamo. Fa valore 1, valore 2. Va subito il complete. Come diceva il buon Valerio. Perché? Perché lo stream è chiuso. Quindi lui si sta sottoscrivendo ma lo stream è chiuso. Quindi non possono essere emessi nuovi valori, anche se ve li metto dopo non verranno emessi nuovi valori perché lo stream è chiuso. Facciamo la stessa prova, però questa volta invece che con il complete emettiamo un errore. Quindi facciamo s.error, new error, errore. Rifacciamo la prova. Come vedete ha scritto valore 1, valore 2. Facciamo così: valore OBS 1, qui mettiamo eh, questo qui era OBS 2, qui mettiamo errore OBS 2, complete. Vabbè, stasera, OBS 1, complete OBS 1, errore OBS 2. Mettiamo anche il risultato così lo capiamo meglio tutti OBS 1. Risultato OBS2 e qui complete OBS2. Risalviamo. Ecco qua. OBS1 va riceve valore 1, riceve il valore 2, poi va in errore. Il secondo sottoscrittore riceve l'OBS2 e eh, va in errore direttamente perché lo stream è in errore. Eliminiamo l'error. Lasciamo i due sottoscrittori, risalviamo. Guardate che succede. OBS 1 riceve il valore 1. OBS 1 riceve il valore 2. OBS 1 riceve il valore 3 assieme all'OBS 2. Poi ricevono entrambi l'OBS 4. Facciamo anche il complete così completiamo il tutto. Ok, ok. Ricevono tutti e due i complete. Se notate, l'OBS2 non ha ricevuto i valori 1 e 2. Da tenere ben presente che se noi emettiamo i valori prima della sottoscrizione, non riceveremo quei valori. Ma, e qui andiamo a fare una modifica, oltre a subject, noi abbiamo un altro tipo di... Eh, di observo speciale che è il Replay Subject di tipo stringa e diciamo di fare un Replay degli ultimi tre è un Buffer quindi degli ultimi tre valori emessi guardate che succede adesso riceve 1 2 e l'OBS2 che si innesta dopo riceve i primi due valori e poi vanno a braccetto perché? Perché anche se lui, anche se OBS2 si è iscritto, ha fatto la subscribe, dopo un tot di tempo, dicendogli un replay subject di 3, gli sto dicendo ridai a chiunque si iscriva gli ultimi tre valori. Ovviamente se qui aggiungevo 2A, 2B, 2C, Ovviamente OBS2 riceveva soltanto gli ultimi tre valori. Il Replace Subject oltre ad avere il buffer ha anche un timing, window time. Okay? Quindi ad esempio se noi mettiamo 2005, lui non solo ha un buffer di 3, ma deve essere nell'arco di tempo di 2 secondi e mezzo o di 2 secondi. Per questo esempio, per farvi vedere il timer come funziona, andiamo a scrivere un po' più di codice ok commentiamo in next andiamo a vedere replay subject quindi un buffer di 3 con un time di 2 secondi andiamo a creare a questo punto un interval proviamo a fare questo esempio facciamo una pipe prendiamo soltanto 5 valori punto subscribe qui prendiamo il valore scriviamo il valore che riceviamo diamolo come string interpolation valore emesso dollaro u e in x facciamo Next, Emitted, tv Quindi abbiamo creato un interval. Lo farà per cinque volte, emette il valore, e a questo punto andiamo a scriverlo. Allora, il primo lo facciamo scrivere subito. Il secondo, invece, qui chiudiamo questi tre che non servono più. Facciamo set interval. E questo lo apriamo dopo, eh, dopo 5 secondi. Quindi cosa succede? Accendiamo questo codice che non serve più. Collassiamo questo. Andiamo a vedere quello che abbiamo fatto. Allora, abbiamo un replay subject di tipo stringa con un buffer di 3. Con un time di 2 secondi. Ogni secondo viene emesso il valore. Seguitemi. Eh? Quindi questo emetterà 5 valori e impiegherà 5 secondi prima di chiudersi. E farà un SNX emitted con il valore. Qui facciamo lo subscribe subito. Quindi questo observer riceverà tutti questi valori. Questo si attaccherà dopo 5 secondi. Guardate, eh. mette 1, mette 2, mette 3. Eccolo qua. È andato a prendersi gli ultimi tre valori. Andiamo però a aumentare da 2 secondi, mettiamo 2 secondi e mezzo. Guardate. Eh. Niente, continuiamo a prenderne sempre 3. <ride> Diciamo un secondo e mezzo. Ecco, vedete? OBS2 ha ricevuto soltanto due valori nonostante il buffer sia da 3, ma siccome abbiamo dato un time di un secondo e mezzo, il terzo valore era ormai scaduto e non l'ha ricevuto. Ne ha ripreso soltanto due nonostante abbia un buffer di 3. Andiamo a commentare tutto questo codice. un altro observable molto interessante è il behavior subject chiamiamolo bs uguale new behavior subject sempre di tipo stringa in questo caso il behavior subject ha la necessità di avere il valore iniziale in questo caso mettiamo stringa vuota qual è la differenza magari qual è la differenza tra un behavior subject e un subject prima abbiamo il subject no Qual è la differenza sostanziale? La differenza sostanziale è ve la faccio vedere, è <ride> meglio che ve la faccio vedere. Allora, facciamo BS.next, facciamo proprio l'esempio le, le, di prima, no? Eh, l'abbiamo proprio cancellato. No, ce l'abbiamo ancora, dai, eccolo qui. Eccolo qui, facciamo questi due valori e mettiamo questi due valori come BS BS. Yes. Vabbè, non è più 3, 4 ma è 1 e 2. Se vi ricordate, prima, proprio qualche istante fa, dovevamo fare subito questo: subscribe. Andiamo a prenderci tutto quanto, questa cosa qui, senza che andiamo a formattare un attimino il nostro codice. Se vi ricordate, anzi, facciamo così: facciamo di nuovo l'esempio di prima, no? Dice avvio subject cioè facciamo bs uguale subject, se vi ricordate, avevamo messo subito il subscribe. Poi avevamo fatto l'emissione. No, e se andiamo a eseguirlo, eh, riceve tutti i due valori. Se subscribe lo metto qui in fondo, ovviamente non ricevo niente perché non viene messo nessun valore. Se adesso io qui, dopo il subscribe, ci faccio l'emissione di nuovo valore vedrò soltanto il valore 3 se cambio da subject a biavio subject praticamente biavio subject mantiene lo stato ed è per questo che devo dire qual è il valore iniziale facciamo il salvataggio come vedete mi stampa anche il valore 2 perché perché lui ha emesso il valore 1 ha emesso il valore 2 lo tiene in memoria c'è cioè subscribe e qui lo ripropone Dopodiché c'è un next valore 3 e a quel punto lo fa vedere. Se vi ricordate, nella prima lezione, in una delle prime lezioni, fece questa affermazione: che signal? Quando facevamo il data binding, no? Vi ricordate che abbiamo fatto il data binding, abbiamo definito un, una variabile tipo signal, no? E poi la vedevamo... Un um, tag P e facevamo vedere il valore di quel, um, di quel signal. Vi dissi che Signal era praticamente un behavio subject. Perché perché Signal mantiene il valore come un behavior subject. Molto simile, funzionalmente molto simile. Allora, abbiamo visto il subject, abbiamo visto l'interval, abbiamo visto il subject, il replay subject. Vediamo. Un altro un altro eh, un altro observable from in questo caso il from andiamo a importarlo. Andiamo a vedere la sua documentazione. From è un observable input. Ok, vabbè, lasciamo perdere in questo momento il deprecated. Vedrete che non useremo la funzione deprecated. Cosa serve? Diamo un array di numeri. Facciamo un pipe. Poi... Anzi, senza pipe. Andiamo a fare adesso tanto subscribe. Copiamo questo. Mettiamocelo qui. Senza OBS che non ci interessa. Salviamo. Guardate che è successo. Il from da questo array di numeri ha emesso sei valori nel next e poi ha fatto il complete un altro operatore e eh, un altro observable molto interessante è l'off che sembra simile al vediamo se riesco a importarlo sembra simile al from ma in realtà salviamo andiamo a eseguirlo e c'è un unico valore emesso l'array completo facciamo un pipe vi faccio vedere un bel trick ok io adesso c'è un unico valore emesso che è un array ma se io faccio lo switch map di s s secondo voi che succede non vi ho fatto vedere switch map è vero non vi ho fatto vedere e cos'è lo switch map tanto ve lo introduco così poi lo vedremo guardate eh, salvo <ride> si è scompattato in tanti singoli valori è diventato come il from vabbè lo vediamo dopo con calma lo switch map non vi preoccupate via questo codice quindi off avremo un unico valore emesso l'intero array il from invece avremo tanti singoli valori ovviamente un operatore molto carino guardate tu array facciamo il salvataggio e <ride> abbiamo l'off Cosa fa il tuo array? Il tuo array crea un array di tutti i valori emessi fino a quando non arriva il complete e il risultato da un array. Per questo vedo il risultato così. Andiamo a creare un servizio. Services. Lo chiameremo mock eh, mockup. Eh, sì, mockup, service.ts Andiamo a definire un servizio eh, l'abbiamo visti l'altra volta quindi perché no? Ho pensato perché non far vedere magari proprio come applicare anche in un service, faremo eh, un servizio non andremo a chiamare, non faremo chiamate già alle API. Ok. In questo momento vorrei che ci focalizzassimo soltanto su rxjs quindi non volevo andare a fare chiamate http o via dicendo anche perché anche l'http client di angular è... e se sarà da divertirsi questo eh, lo chiamiamo mock api service quindi abbiamo creato un servizio un servizio molto semplice creiamo una funzione getpost due punti vabbè eh, due punti lo mettiamo dopo il get post facciamo finta che siamo in un blogger e quindi abbiamo i post di questo blog. Quindi qui dobbiamo ritornare eh, i valori. Facciamo la simulazione di una chiamata HTTP ma non la faremo veramente. Quindi che facciamo? Eh, facciamo cost promise uguale new promise e reject un attimo qui qui definiamo la, la, la nostra promise facciamo set timeout per simulare un certo tipo di latenza facciamo dopo tre secondi viene messo questo valore dopo tre secondi cioè la chiamata facciamo finta che ci impieghi tre secondi ora qui mi copio i valori ce li ho già pronti ok quindi Abbiamo un JSON qui, ho fatto una stringa. Qui abbiamo la nostra promise. E dobbiamo ritornarla, da questa get. Ok? E qui, return from promise. E usiamo l'operatore. Se vi ricordate, quello che abbiamo usato pochi secondi fa ma il from accetta anche una promise se adesso vado nel mio app component vediamo questo iniettiamo il servizio quindi andiamo in testata scriviamo private mockup mockup service uguale inject mockup service quindi abbiamo iniettato il servizio ce l'abbiamo qui e nel nostro g init ormai stiamo, stiamo andando sempre più in fondo: bis.mo get questo get guardate che ci ritorna e non ho scritto: ritorniamo dal get qui non c'è scritto niente, però il return from fatto in questo modo: c'è cioè l'inferred type. Quindi il get viene definito con una variabile di turno di tipo observable 1, quindi non sa che cosa ritorna indietro. E quindi qui ce l'abbiamo. Punto, subscribe next val console.log valore e punti virgola val salviamo. Vi ricordate, impiega 3 secondi. Ecco qua. Questo è tutto quella scritta ma ovviamente la scritta così com'è non, non ci torna tanto utile no abbiamo questa promise però qui posso fare un pipe di trasformazione e cosa vogliamo avere vogliamo avere un oggetto quindi andiamo a vedere un attimino come è fatto abbiamo questo oggetto abbiamo lo user id l'id il title il body quindi andiamo a creare un'interfaccia export interface post DTO, quindi abbiamo, abbiamo detto uno user id di tipo numerico, user id number, poi abbiamo l'id che è un number, poi abbiamo il title che è una stringa e abbiamo il body che è una stringa. quindi abbiamo definito questo a questo punto vogliamo convertirlo perché noi vogliamo avere l'oggetto quindi usiamo il map str result che è una stringa return jes.pass str result as post dto importiamo il nostro map perché ok perché l'str result non è dobbiamo dirgli che è di tipo stringa che la nostra promise qui non l'abbiamo definito di tipo stringa quindi andiamo usando il generics andiamo a tipizzarla ok quindi adesso non abbiamo più l'errore andiamo a rieseguire 1 2 3 Eccolo qua, vedete, non ci abbiamo più la stringa. Abbiamo un oggetto, un array di oggetti. Però dove lo facciamo, la conversione? La facciamo all'interno del nostro servizio. Poi il consumatore sarà qui. Andiamo a definire qui. Avete visto? Quindi posso creare delle trasformazioni, applicarle all'interno del service e poi utilizzarlo ad esempio all'interno del nostro componente. Allora, abbiamo definito MOCAPI Service, ok? Vi faccio vedere eh, lo switch map. Prima l'abbiamo usato, abbiamo detto, ok, eh, però eh, non ve lo spiego subito, ve lo spiego fra qualche istante, okay? Allora, noi abbiamo i post, però in realtà, eh, dato un post, quindi facciamo subito la pipe, no? pipe vogliamo avere soltanto il primo post quindi il guest post ci dà un observable di array quindi avremo una lista di post noi in realtà lo vogliamo soltanto il primo post quindi post ci facciamo dare il post 0 ok quindi il primo post se andiamo a eseguirlo 3 secondi ci abbiamo un unico valore ma di questo post noi vogliamo sapere qual è lo used ora andiamo prima a fare un'altra chiamata andiamo a simulare un'altra chiamata che è il get user ora vado a prendermi il codice che ho già preparato così non perdiamo tempo lo andiamo a mettere qui perfetto allora cosa abbiamo fatto come i post Abbiamo un observable get users, un observable. Andiamo a definire l'interfaccia user DTO, La andiamo a creare qua sotto, export, interface user DTO, lo user DTO, fidatevi! Andiamo, l'ho già preparato per voi. Eccolo qui: abbiamo l'id, name, username, eccetera. Io qui andiamo a definire esplicitamente che. Il ritorno di questa funzione è un observable di un array di user di ritorniamo qui allora abbiamo un post singolo lo vedete qui però vogliamo sapere chi è l'utente che ha scritto questo post quindi dovremmo andare a fare la call a get users dato lo user id che abbiamo qui però eh, il backendista quella volta non ci ha creato una GET user by ID quindi dovremo prendere tutti gli utenti, tutta la lista degli utenti e poi filtrarli. In tanti, io ho visto parecchie volte questo tipo di codice, ricevono il post e dopodiché qui dentro fanno bis.mocapi.getusers.subscribe users. Funziona, per carità, funziona. Ma vi sfido fra un anno a capire questo. Lo facciamo in maniera corretta e usiamo lo switch map. Se lo userete costantemente, questa cosa qui eh, vi farà impazzire. Ok, quindi invece quello che bisogna fare è fare lo switch map qui avremo il nostro post. E cosa facciamo? Facciamo vis.mocapiservice.getusers, quindi abbiamo tutti gli utenti, ma a me mi interessa soltanto l'utente che ha scritto questo post, quindi faremo un'altra pipe, facciamo un map users e qui ci faremo dare lo users.find uguale 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 post. .usd. Quindi lo switch map che fa? Dato questo value, quindi ha ricevuto un, un valore, rilancia un altro observable che è questo, che a sua volta ha una pipe. Quindi facciamo semplifichiamolo un attimo andiamo su mockup service. il backendista non ci ha fatto la get user by id la creiamo noi andiamo a fare una get user by id qui ci mettiamo il valore dello user id quindi user id due punti number e qui ci facciamo dare un observable di user dto quindi dobbiamo fare return this .getusers .pipe è un valore singolo qui abbiamo i valori multipli quindi facciamo un map users facciamolo sempre con delle function dopo andremo a migliorare il codice return users .find e u punto id uguale 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 a user id ovviamente qui mi dà un errore perché il find potrebbe non avere quell'utente quindi questo qui è un pipe undefined e abbiamo creato la nostra funzione la get user by id andiamo qua quindi Invece di fare questa cosa, intanto semplifichiamola così, get user by ID e qui post.userID. Quindi riceve il post, diciamolo così, magari capita meglio, e lo switch map rilancia un altro observable. È quando quando è che c'è l'higher eh, order observable? Sono quegli operatori che, dato un observable, quindi questo, rilanciano un observable. In questo caso, qui non avremo post ma avremo user, perché quello che riceveremo qui non è il post ma è user. Se andiamo a vedere, l'intelliSense ci dice che o oh, user userDTO oh, undefined quindi. Cancelliamo questo che era errato. Doc. User. Virgola. User. Adesso lo andiamo a eseguire. Avremo 3 secondi per la prima chiamata. 3 secondi per la seconda chiamata. E qui abbiamo l'utente. Che ha generato il primo post. Qualcuno potrebbe dire. Vabbè. Eh, però. Qual era il post originario? Ve l'ho detto prima, usiamo il tap per controllare il flusso. Magari possiamo usarlo per settare o no un loader, ma non usiamolo per creare logica o per andare a settare qualcosa all'interno del nostro codice. Qui soltanto per verificare che effettivamente l'utente che riceviamo è effettivamente quello del post. Quindi post Post. andiamo a vedere 1 2 3 il post lo user di e 1 1 2 3 eccolo qui questo qui lui. Alberto mi sono perso forse non ho capito una cosa perché prima si è reso necessario un subscribe all'interno di subscribe non potevi prendere tutti gli attrenti e filtrare a parte per i d eh. allora torniamo all'esempio di prima cancelliamo questo qui avevi i post no però a noi interessa l'utente ora se io dato anzi questo qui è un posto solo no a questo punto quello che potrei dirti è e eh, allora non usiamo neanche il map inutile fare il map ce li ho qui faccio il filtro direttamente qui e sono a posto però l'abbiamo detto all'inizio quello di avere delle pipe, quello di avere delle funzioni piccole, eh, delle funzioni pure, delle funzioni piccole e poi l'RxJS è proprio per creare una programmazione funzionale. Quindi, ad ogni, ad ogni elemento della pipe si crea una funzione di trasformazione, di filtro, di quello che è, ma se io rimango all'interno della pipe, creo un codice molto ordinato che posso cambiare anche se io faccio questo bis. a questo punto c'ho il post no? quindi potrei scrivere console.log e c'ho il mio post post scrivo la post ok, dopodiché vado a prendermi gli utenti get users anzi facciamo proprio get users by id post.userid se mi serve, punto subscribe qui c'è res ok console.log utente Ray dovrei almeno mettere in cache gli utenti sì, una cosa alla volta virgola res ok guarda quanto è brutto intanto guarda quanto è brutto Ok, se adesso salva, avremo il post e poi avremo lo eccolo qui. Funziona. Però guardandolo così, non comprendi che c'è il logout USBID. Non comprendi che c'è un'altra subscribe qui dentro. E poi hai fatto un subscribe, con next, qui ci metti un error che potrebbe dare in errore la prima chiamata ok R quindi qui dovresti fare console punto error R scusate e poi dovresti metterci anche il complete ok magari perché c'è una variabile Adesso la mettiamo come un const is loading, no? Uguale a false, anzi uguale a true, perché qui parte le, eh, il caricamento, perché nell'interfaccia vuoi far vedere lo spinner, quindi qui dovresti mettere un is loading, dopodiché qui dovresti mettere un is loading, anzi no senza const ma un let, no? L'is loading uguale a false. Però in realtà c'è questo, quindi dovresti rimetterlo di nuovo a true. Quindi isLoading uguale a true. Dopodiché qui è soltanto rex, però se, se poi questa, questa funzione va in errore, a questo punto dovresti fare la stessa identica cosa. Quindi eh, qui fai di nuovo la graffa, no? Ma guarda come si complica il codice. Qui fai un'altra graffa. Qui ci mettiamo next, test, guarda quanto sta diventando grutto. E poi l'isloading qui, quindi nel next, poi qui error, dobbiamo fare un error, error, no? Quindi qui dobbiamo fare come sotto per console error errore R. guarda come, come sta diventando poi gli sloting dovresti mettere il false qui, il false qui nel complete qui diventa. Non solo poco leggibile, ma diventa ingestibile. Perché adesso qui stiamo facendo un esempio molto semplice, un esempio banale. Stiamo provando a fare una get sotto un'altra get. Diventa adesso è semplice. Ma metti che ne hai più chiamate, metti che poi devi fare delle logiche sulla base dei valori che ti arrivano. Non è molto percorribile questa, questa strada. Invece, se io la faccio così. Quindi prendo il map, il tap lo cancello che non mi serve più. Ci metto lo switch map a questo punto. ricevo lo user qui a questo punto e faccio r. Metto un'unica gestione. A questo punto faccio un let is loading uguale true. Quando sarà finito l'is loading, quando il complete. Ad esempio, sarà eseguito, uguale a false. Quando ci sarà un errore non ci sarà più l'isloading. Okay. Nel next ricevo soltanto il valore che è lo user e lo stampo. È molto più semplice. E ho creato la stessa cosa che hai fatto tu. Solo che qui... Praticamente gli hai dovuto settarlo risettarlo, ma magari questi potevi cancellarli, eccetera. però tu a questo punto potresti dirmi: eh sì, ok, però, eh, però così ho perso, no? ho perso il valore iniziale che è il post, anche no? Vorrei avere il post pure no, giusto? Vorrei avere sia il post iniziale sia anche l'utente come faccio a avere tutti e due il post nel momento in cui faccio lo switch map lo perdo guardate come faccio pipe quindi all'interno di questo get user pipe mi faccio un map ad esempio eh? qui a questo punto c'ho lo user e qui mi faccio dare user circola post a questo punto qui nel result result.user, console.lock post, result.post. Eseguiamolo. E ho tutti e due valori. E guardate quante poche righe di codice ho scritto. Se invece facevo come dicevi tu, guarda, e il codice non solo non era chiaro, ma era pure diventato manutenibile. La cosa triste è che tanti fanno questa cosa qui. Sistemiamolo un attimino perché non hai dentato bene, ecco. Ovviamente se qui va in errore, va in errore tutto quanto lo stream, quindi non avrei un next, avrei perso pure il post iniziale e eh, sarebbe andato in errore. È giusto o non è giusto? Dipende poi dalla tua interfaccia, cioè se l'interfaccia può rimanere consistente anche soltanto facendo vedere un post, perché magari lo user può essersi tolto, va bene, eh, va benissimo. Ora non lo farò più, <ride> non ci credo che la facevi prima. Ok, e... <ride> magari qui mettiamolo così, eh, si legge un po' meglio. Ok. E magari l'interfaccia rimarrebbe autoconsistente perché magari l'utente si descrive, no? Quindi diventa anonymous quindi magari qui potrei vedere un altro operatore, catch error. R questo momento l'error non ci interessa, ma facciamo un return off di undefined. Quindi, a questo punto eh, non un return off di undefined, scusate, ma di user virgola. Eh, user non ce l'ho perché andate in errore la chiamata. Quindi undefined, virgola post. Quindi user, in questo caso mi dice: guarda che può essere un undefined o, o un valore definito e quindi posso comportarmi di conseguenza if result.user è vero, ah beh è giusto se io non gli dico user, due punti, undefined if result user dipende dal backender anche si sì. dipende dal backender sì e quindi in questo caso siamo anche catturiamo pure l'errore come vedete questo è un altro operatore il catch error se volessi potrei stampare l'errore che ci arriva dal, dal back end ok perché magari non trova, non trova lo usd quindi il back end ci fa un errore in questo momento così saremo anche eh, safe dal punto di vista se c'è un errore nel backend, lo catturiamo e comunque si sì riceveremo eh, il risultato perché? perché? magari non abbiamo ritrovato l'utente, però il posto si. Sì. Vi faccio vedere un altro esempio di high eh, order eh, observable. Ok, quindi ritorniamo al nostro OFF che abbiamo visto prima: no? 41. E 3 ok quindi eh, facciamo subscribe x console.log x commentiamo questo pezzo di codice ok andiamo qui salviamo andiamo a vedere 413 ok facciamo il pipe per farlo proprio per avere un high, de, un high order observable. Vediamo il primo. Concat map. Cosa fa il concat map? Per ogni sequenza la mette in concatenazione. X. Mm. Rimettiamo il valore. Quindi off. Punto pipe. Punto delay. X per 1000. X per mille andiamo a importare tutti questi valori allora andiamo a capire bene il concat map mette in sequenza i valori emessi fino a quando non viene eseguito l'off interno ok quindi il tuo interno observable andiamo a eseguire il codice non succede niente <ride> 4, 1 e 3, perfetto. Abbiamo impiegato tanto perché il primo aveva un delay. Questo operatore ritarda l'emit del, del valore, ok. Quindi il primo impiega 4 secondi, il secondo 1 e il secondo 3. Questo la concatenazione delle emissioni ed è un IDOBS order observable niente stasera non riesco a dirlo ok perché perché a fronte di un observable rimette altri observable ok e questo è il primo andiamo a vedere lo stesso esempio ma invece di metterci il concat map ci mettiamo il merge map ok cosa fa il merge map fa Mette in parallelo tutti gli observable. Andiamo a eseguirlo. Commentiamo il primo. Questo faceva la concatenazione. Questo lo eseguirà in parallelo. Guardate che succede: 1, 3, 3 e 4. Perché? Perché il primo valore emesso è 4, ma è ritardato di 4 secondi. Il secondo valore emesso è 1, ma viene ritardato di un secondo. Quindi 1 viene messo. Poi c'è il 3, ma viene ritardato di 3 secondi. Quindi 3. E infine c'è il 4 che arriva alla fine. Infine vi faccio vedere sempre lo stesso esempio ma con lo switch map che è quello che abbiamo visto prima. Switch map. Okay. E guardate che succede con lo switch map. Non vi annuncio niente. Guardate. 3. Eh. Perché? Perché lo switch map... Allo switch dell'operatore più recente dell'elemento emesso e chiude, elimina, eh, chiude più che altro chiude eh, automaticamente il valore, l'observo precedentemente messo, e quindi il risultato è uno solo perché vi faccio vedere questi tre esempi. Allora, quando è che nel reale vengono usati questi tre operatori nello switch map? Vi ho fatto vedere prima l'esempio. Ad esempio, quando voglio fare la concatenazione di un'API con un'altra API, oppure lo switch map, ad esempio se qui ho questo text box, faccio lo switch map per andare a fare la chiamata e se nel frattempo che fa la chiamata arriva un altro valore, a quel punto elimina quella chiamata, fa un cancel di quella chiamata e rimette un'altra chiamata. Quindi lo switch map viene usato principalmente nella get. Quando è che viene usato principalmente il, il concat map? Ad esempio quando vado a fare la delete. Perché? Perché cancello, attendo che venga cancellato e poi faccio l'esecuzione successiva. E il merge map praticamente eh, lo uso principalmente quando vado a fare gli update. Perché? Perché magari posso fare più update simultanei. Quindi mi serve in parallelo andiamo a creare andiamo a creare la cartella components e creiamo un componente eh, come l'avevo chiamato il componente? aspettate un attimo che ho un codice perché voi non ci crederete ma io mi preparo queste live non è che vengo qui sprovveduto ah sì. ok eh, lo chiamiamo timer timer.component.ts ok questo componente è un componente molto semplice e component facciamo un inline così non abbiamo l'HTML, il CSS, abbiamo tutto quanto qui app timer ok ora qui abbiamo il template facciamo un bel div timer due punti okay. prepariamoci già al data binding perché so già cosa voglio fare questo praticamente sarà un timer dove faremo vedere i secondi che passano. Okay. E definiamo una variabile text, quale signal? Ringa. Ok, importiamo il signal, ok, qui andiamo a stampare il contenuto della variabile text ok nell'NG on init come abbiamo visto prima ritorniamo al nostro bell'intervallo vogliamo fare una specie di cronometro ma non è proprio un cronometro tanto un esempio ehm, un intervallo di un secondo facciamo il pipe ehm, facciamo il nostro map map seconds e qui facciamo ritornare la nostra la string interpolation scritto timer sono passati dollaro graffa seconds secondi chiudiamo pure qui un momento importiamo il map qui facciamo la subscribe uh, value e facciamo vis.text.set value. Quindi andiamo a sottare il valore e lo mettiamo nel timer. A questo punto andiamo nel nostro componente e lo andiamo a... Prima lo dichiariamo. Quindi guardate qu quanti ne abbiamo usati questa sera. Guardate che ne abbiamo visti veramente tanti questa sera. Eh. Spero di non avervi fatto confusione, ma ne abbiamo visti veramente tanti. Ok. Andiamo a importare il nostro componente, quindi timer eh, component. Sì, giusto, zona che lo definiamo standalone. Quindi abbiamo definito questo, l'abbiamo importato, lo possiamo usare. Quindi app timer. Ok. E Adesso timer sono passati 1. 2 3 OK. Abbiamo fatto una cosa molto semplice. Ora al bottone click me. Qui facciamo il binding sul click on hide and show. Quindi andiamo a dichiarare questa function. Questo metodo del vero OK qui in questo momento non abbiamo niente, scegliamo tutto, ok, dichiariamo una variabile qui private, no non può essere private, hide show, uguale a force, uguale a true, e la prima volta e qui facciamo vis.hide show è uguale a not vis.hide show. Sistemiamo di nuovo il nostro codice se Sennò... no ok quindi al click spostiamo questa function magari un po' più sotto la mettiamo dopo il cottore dopo l'on init ok la mettiamo qui ok quindi eh, quando clicchiamo il bottone facciamo vedere non facciamo vedere il componente ok quindi qui se eh, hide show cioè, quindi se è visualizzabile Vabbè. facciamo vedere il componente o lo nascondiamo quindi all'inizio è visibile se lo clicco si nasconde se lo riclicco riparte ok ora andiamo a fare una cosa qui nel subscribe ci aggiungiamo un console.log timer circola valve ok Salviamo e come vediamo qui. Oltre ad esserci qui la scritta timer sono passati i tre secondi, lo vediamo anche sul console log. Ora nascondiamo il componente. Guardate che succede. Sul console log continua ad esserci l'emissione dei valori. Riclicchiamo e rifacciamo del componente. E adesso abbiamo due che continuano a emettere valori. Lo rinascondiamo e sono sempre due che continuano a emettere valori. Lo visualizziamo e adesso sono tre che continuano a emettere valori. Se lo nascondiamo, sono tre che continuano ad emettere valori. Ora, questa è ovviamente un'applicazione molto facile, molto semplice, è didattica, ma voi immaginate di avere una situazione simile? un'applicazione grande ok, dove avete questo questo problema? Prima Francesco aveva fatto appunto la domanda dei sottoscrittori eccetera. Allora, quando abbiamo una subscribe, la subscribe ci dà una subscription. Ok, quindi se io qui scrivo creiamo una, una variabile qui private subscription. Di tipo subscription. Sub, subscription. Ok. Pipe undefined. Perché all'inizio non è definito. Io qui posso fare che bis.subscription subscription niente, non, È uguale a questo. Voi direte "Ma che serve la subscription?" Semplice. Nel ciclo di vita dei componenti che ancora un po l'abbiamo visto ma dobbiamo approfondire c'è un evento che si chiama ondestroy e l'ondestroy è quando si distrugge il componente cioè quando ad esempio non è più visibile come in questo caso viene eseguito il metodo ondestroy ok a questo punto si fa vis.subscription ovviamente se non è undefined punto unsubscribe quindi, ovviamente noi lo facciamo sull'NGD Destroy, ma potremmo farlo anche in altre situazioni. Quindi diciamo, questa sottoscrizione, descriviti. Quando? Quando si distrugge il componente. Facciamo un console.log, tanto per capire che effettivamente passiamo di qua. Quindi, onDestroy. Risalviamo. A questo punto abbiamo il timer. 0, 1, 2. Lo nascondo. OnDestroy. E non c'è più l'emissione. Riclicco, riparto un nuovo timer 1-2 e via dicendo. Lo riclicco, on destroy, viene sottoscritto. Mi raccomando, quando avete dei subscribe, diciamo infiniti, de sottoscriveteli. Io, per precauzione, comunque sia, de sottoscrivo. Ora qui abbiamo un unico subscribe. Se ne avessi più di uno, non farei nient'altro che metterci un subarray e quindi lo inizializzerei uguale a quadra quadra e qui farei un push del mio subscriber ok quindi avrei un array di subscription e qui a questo punto farei di tutte le liste magari ci mettiamo anche la s così lo pluralizziamo diamo un nome corretto alle variabili facciamo un for each subscription, a questo punto avremo il valore singolo. singolo subscription.onsubscribe ok ovviamente in questo caso non ha molto senso perché ne abbiamo uno solo ma supponiamo di averne in una forma in una forma ne potreste avere veramente tanti ok a questo punto sottoscriviamo tutte le subscription Okay. Molto semplice. Questo se vi serve ad esempio sapere quali sono le subscription, ok? Quindi quanti sono i sottoscrittori? Personalmente, questo modo non mi è mai piaciuto granché, e quindi quello che faccio è sempre usare gli operatori RxJS. Quindi cancelliamo questa cosa, ok? facciamo un formato document che faccio creo un subject private unsubscribe un subscribe all uguale new subject di void prima avevamo creato un subject con la stringa in questo caso non mi serve la stringa mi sembra un void Nell'onDestroy faccio v.this.onsubscribable.next E poi chiudo l'unsubscribe. Ok? Infine, qui, nella pipe del sottoscrittore o di qualunque subscriber. Ok? Ci aggiungo take until this.onsubscribable. Questo operatore dice fin tanto che non subscribe è attivo fai passare il valore nel momento in cui faccio un next and complete questo chiude lo stream e ho ottenuto il risultato se andiamo a vedere clicco si chiude facciamolo scusate facciamo console.log on destroy Qui. facciamolo completo così vediamo next due punti ok quindi next facciamo anche il complete console.log complete ok formattiamo il documento non ci è riuscito è andato in errore prettier ok eh, che cosa ho sbagliato next due punti questo chiude qua complete due punti questo chiude qua manca una parentesi graffa formatiamo il codice andiamo a vedere timer lo chiudo on the strike complete chiude lo stream da angular 16 non uso più questo modo non è più necessario hanno introdotto il destroy ref quindi private destroy ref uguale inject destroy ref. A questo punto non faccio più il take until ma è take until destroyed. Vediamo se me lo prende. No, non lo trova mai. Ok, lo importiamo da qua: take until destroyed. A questo punto destro ref e a questo punto mi sono risparmiato pure questa elimino questo elimino questo e adesso ho lo stesso risultato e chiudo completa adesso riapro riparte il timer chiudo attualmente il modo migliore per descrivere diciamo il subscribe a meno che non abbiate altre eh, necessità quindi a quel punto ritornate con i subscriber e fare questo col take until destroy definire tramite iniezione il destroy ref. Mi raccomando, chiudete gli stream perché altrimenti, come abbiamo visto prima, vi rimangono aperti e <ride> non so se, beh, se volete potete vedere come esplode Chrome Edge o vari browser, esplodono tutti fino a un certo limite. Questo codice non lo metto ovviamente su GitHub. Eh? Cioè abbiamo cancellato, l'abbiamo ricreato. Ti è piaciuto quello dello subscribe? Francesco, ho esaudito la domanda tua iniziale? <ride> ok. Ok. Eh, manca del vero un'ultima cosa, però potremmo prontarla quando... Tanto io, è ormai che vi ho fatto vedere come funzionare xjs e continueremo a usarli perché eh, vengono usati, è la differenza tra hot e cold e observable, ok? Un po' l'abbiamo già visto, mm, abbiamo visto un po' col subject, abbiamo visto che ad esempio se io faccio il next, no? Eh, qual è la differenza tra i due? C'è una definizione che mi è piaciuta molto che vi voglio riportare. Allora, il Cold Observable è come quando tu guardi un film da Netflix, scegli il film, lo fai partire e te lo guardi tutto. Questo è un Cold Observable. Quando invece guardi la TV e sai che il programma parte alle 4 del pomeriggio, se lo vuoi guardare tutto, devi esserli alle 4. Se inizi a guardarlo alle 4 e mezza, vedi dalle 4 e mezza in poi. Questo è un observable hot. L'abbiamo visto prima un po', no? Avevamo fatto il subject, avevamo fatto la sottoscrizione prima di fare i next, e poi l'abbiamo fatta dopo fare i next, no? Non riceveva niente. Questa è la differenza tra hot e cold. Perché è importante sapere questo? Mm, sembrerebbe una cosa un po' banale, no? Che differenza c'è tra hot e cold? E eh no. Invece è molto importante soprattutto quando inizieremo a lavorare con i reactive form. Inizieremo a vedere i reactive form, vedremo anche interfacce un po' più complesse, un po' più articolate. A quel punto sapere la differenza tra hot e cold è importante. Spesso succede quando sei soprattutto all'inizio. Eh, ma io ho sottoscritto e non ricevo niente. Che succede? No, è molto essenziale capire la differenza tra hot e cold, se tu ti metti in ascolto dopo che è stato emesso l'evento non riceverai nulla se invece l'operatore è un operatore cold a quel punto tu potrai eseguirlo quando vuoi tanto il risultato te lo ridarà perché perché come se avessi un film di netflix tu scegli che cosa vedere e lo guardi dall'inizio fino alla fine invece col cold no o ti metti in ascolto all'inizio ah, quindi alle 4 del pomeriggio come un film normale che vedi la televisione oppure hai perso la parte iniziale? Può importarti, può non importarti, che questo dipende un po' dall'interfaccia grafica. Vi lascio andare a dormire. Ragazzi, buonanotte. Grazie a tutti. Ciao.